Sergio Leone, 7 film realizzati, 7 prodotti. Fra i pochi registi italiani di assoluto prestigio internazionale. Autore di clamoroso successo in tutto il mondo. Per un pugno di dollari ha aperto questa sera una rassegna che la Rete 1 gli dedica e che potrà contare su 5 grandi appuntamenti. Signor Leone, che significato ha avuto per lei Per un pugno di dollari? Beh, quasi le nozze d'argento, perché sono 24 anni che ho fatto il film e poi l'avvio della mia carriera, un avvio felice perché era quello che volevo fare. Io sono nato con il neorealismo e quindi però ho sempre pensato che il cinema secondo me era appunto la proposta dell'avventura, del mito, e attraverso questo raccontare anche certi piccoli fantasmi che ognuno di noi ha dentro. Quali sono state le sue prime esperienze di cinema? Appunto, la mia primissima esperienza è stata proprio quella con mio padre, che era l'ultimo film che faceva, e io avevo appena 14 anni a Napoli, neanche 13 anni, che si chiamava La bocca sulla strada. E la seconda, la vera, autentica, è stata quella con De Sica, nel Ladri di biciclette, dove io ero assistente gratuito. E nello stesso tempo ero anche, svolsi lì una piccolo ruolo di un pretino della propaganda FIDE, che genialmente De Sica inventò seduta stante, e era un autentico pezzo di poesia. La firma Bob Robertson nelle prime copie di Per un pugno di dollari era dunque un omaggio a suo padre? Un omaggio a mio padre in arte si chiamava Roberto Roberti, e quindi quando mi obbligarono a firmare con un nome straniero, perché dicevano che gli italiani non sarebbero mai andati a vedere un film firmato da un regista italiano, soprattutto western, io pensai di dedicare il film a mio padre e mi chiamai Bob Robertson, che significa Roberto, figlio di Roberti. Ecco, lei ha cominciato a lavorare giovanissimo, quindi poi ha lavorato dopo l'esperienza con De Sica con altri registi italiani. Quasi tutti i registi italiani, perché Gallone, Camerini, Soldati, Blasetti stesso, Comencini. Ecco, chi ha amato di più? Ma devo dire, il regista che mi era più congeniale era De Sica, ecco, per la sua capacità soprattutto sorprendente di saper manovrare gli attori, era veramente un mago. Lei in Ladro di biciclette appare pure? Sì, appaio proprio come un pretino della propaganda FIDE, era un pezzo favoloso, perché mi ricordo che De Sica pioveva e ebbe questa geniale idea di occupare il tempo aggiungendo questa piccola scenetta che era appunto lì sotto il San Michele, questi pretini che si riparavano dalla pioggia e capitavano vicino a questo giovane protagonista che era con il padre completamente preso dal dramma del furto della bicicletta, per un attimo dimenticava questo dramma e, seguendo noi che parlavamo in inglese, in realtà dicevamo solamente i numeri perché il tedesco non lo conoscevamo, si estraneava totalmente dal dramma e perdeva contatti con il padre. Era un pezzo magico, completamente, come ripeto, inventato da De Sica lì per lì. Poi lei ha avuto ancora giovanissimo numerose esperienze con i grandi registi americani che lavorarono a Roma in quegli anni. Beh, me li sono fatti, come si dice, quasi tutti, ecco, da William Wyler a Zinnemann, Walsh, Weiss. Qualche titolo di film? Beh, Ben-Hur, Elena di Troia, Quo Vadis, La storia di una suora. Ecco, Ben-Hur, che è stato rivisto di recente in televisione, lei che cosa fa? Ben-Hur, io mi occupavo della seconda unità, cioè della corsa delle bighe insieme a Bandy Marton, mentre Thorpe si occupava della battaglia navale e Wyler girava le scene intime, diciamo, con gli attori. E Wyler, per contratto, volle proprio e pretese di non girare neanche un metro della corsa delle bighe, ma di avere la possibilità di far rigirare ad oltranza la scena se non gli fosse piaciuta, e quindi noi siamo rimasti sul campo per circa 3 mesi, e
dopo un mese e mezzo di prove, quindi la corsa delle bighe è durata quasi quanto un film intero. Lei ha raccontato che le toccava vedere tutte le notti. Sì, tutte le notti c'era Fred Zimbalist, che era il produttore, che per un mese e mezzo di seguito ci mandava dalle 5 alle 7 in proiezione a vedere la sequenza del vecchio Ben-Hur girata da Fred Nibbio delle bighe, perché loro erano terrorizzati di non riuscire a fare altrettanto bene questa sequenza che già allora, 30 anni prima, era magica, era favolosa. Si può dire che il grandioso dei suoi film, non solo dei suoi ultimi film, sia venuto da lì in qualche modo? Ma sì e no, cioè voglio dire, io credo di aver adoperato anche la macchina da presa soprattutto sulle facce, ecco, perché penso che sia più importante esplorare gli occhi con un cinemascope che non solamente un panorama o un orizzonte, ecco, quindi sì, indiscutibilmente da loro ho preso molto, perché la professionalità, l'uso del mezzo, perché lo usano con una parsimonia e con una capacità estrema, però io credo che facendo molto cinema la cosa che più conta è quella di eliminare gli errori, che non di imitare, ecco, i grandi momenti. Che il suo cinema sia professionalità e istinto? Ah, può essere benissimo, istinto certo, professionalità anche, io aggiungerei anche un pizzico di personalità e di mia poetica personale, cioè ecco, io quando faccio un film penso che un uomo adulto, perché ho scelto il esempio, perché un uomo adulto se torna fanciullo diventa puerile, ecco, ma se ripropone attraverso un'ottica più matura questa fanciullezza, questa cosa può diventare anche un briciolo di poesia. Ecco, si dice nel bel libro di Oreste De Fornari, pubblicato dalla Ubu Libri, che lei non ama essere considerato padre del western all'italiana. Perché? Ma io in genere non amo proprio essere considerato padre, ecco, nemmeno dai miei figli, infatti mi chiamano Sergio, perché io, anche attraverso l'educazione che mi ha imposto mio padre, ho considerato mio padre sempre un amico più che un padre. Quel padre è già una parola che mi mette in imbarazzo. E quindi immaginiamoci poi dei film dei western all'italiana, insomma. Anche perché il suo veniva dopo molti altri film. Ma io, ecco, sono stato considerato il padre di western all'italiana senza esserlo, perché prima di me si erano già fatti 30 film e ormai proprio la cinematografia, diciamo, commerciale aveva decretato l'insuccesso totale, cioè si diceva se un western italiano, due giorni feriali al Galleria, era già finito proprio il circuito, già aveva esaurito tutta la visione del pseudo western americano. Quindi, ecco, che cosa ama di più e che cosa detesta di più, se c'è qualcosa da detestare per lei, per un pugno di dollari? Ma per un pugno di dollari per me è il film guida, cioè quello che mi ha dato il là a raccontare il mio cinema in un certo modo, sotto un certo profilo, quindi lo amo visceralmente. Detesto niente, ecco, quello che non amo molto sono i costumi, perché è un film fatto a basso costo, è costato 90 milioni e per trovare 90 milioni ci sono voluti tre paesi, 30 milioni a paese, la Germania, l'Italia e la Spagna, quindi è un film fatto in super economia, dove non abbiamo avuto il tempo, anche con Simi, che è il mio collaboratore, che poi è stato il mio collaboratore come art director di tutti i miei film, non abbiamo avuto neanche il tempo di poterli curare, non siamo potuti andare a fare un viaggio in America. Ecco, che è successo dopo Per un pugno di dollari, a proposito? Dopo Per un pugno di dollari sono successe tante cose, per esempio che gli americani hanno scoperto che i costumi che io dopo ho utilizzato, prendendoli in una cantina della Western Costume a Hollywood a 2 lire, perché erano vecchi costumi dei film di Ford, sono diventati i costumi più cari del mondo, perché gli americani non volevano
girare che con quelli, quindi questi costumi usati e riusati poi sono finiti laceri e maceri, e quindi sono successe tante cose, sono successe che gli americani sono venuti a girare in Almeria e in Spagna abbandonando ecco, l'Arizona, il Texas e il Colorado e tante altre cose. Ecco, poi... un'altra curiosità che può interessare il pubblico femminile, non solo femminile, come ha incontrato e come ha scelto Clint Eastwood? Ma Clint Eastwood l'ho visto in una vecchia trasmissione, si chiamava Ride, era un feuilleton western che ormai andava in onda da più di 12 anni e quindi volgeva proprio alla fine. E quindi quando lo vidi la cosa che mi colpì di più fu l'apatia, perché non parlava, era lento, apatico, sonnacchioso, e si svegliava solamente nel momento in cui doveva sparare, ecco lì era velocissimo, rapidissimo, e allora pensai di costruirgli questo personaggio addosso, compreso il costume, il sigaro era la prima cosa, infatti gli misi questo toscano in bocca che era poi quello più vicino al Virginia da allora. Lui che non fumava ne soffrì terribilmente, infatti per il secondo film disse: ero Sergio, con te qualsiasi film senza neanche leggere il copione, ma il sigaro in bocca no. E io gli dissi: ma perché vuoi lasciare a casa uno dei protagonisti del film? Un'altra piccola cosa, come lei sa, questa settimana la Rete 1 presenta anche La Guardia del Corpo, Gioimbo di Kurosawa, film cui lei ha dichiarato di essersi ispirato. Che cosa l'aveva colpito di più e quali sono le differenze fra i due film? Ma la cosa che mi aveva colpito di più è che Gioimbo era stato preso da un racconto americano di Dashiell Hammett che si chiamava Raccolto Rosso, e quindi Kurosawa l'aveva adattato ai suoi samurai, quindi proprio come gioco primario fu quello di riportarlo in patria attraverso dei cowboy, attraverso un western. Ma poi devo dire che tutti e tre, incluso Red Harvest, hanno una matrice diversa, e la matrice è proprio la commedia dell'arte, Arlecchino serve i due padroni, cioè un personaggio che si mette al centro di due cosche, si vende all'una e all'altra senza che i due lo sappiano e poi assiste imperterrito allo scontro, divertendosi alle spalle dei due.